News, bentornati ad una nuova puntata degli Inciuci. Oggi parleremo di un inciucio internazionale, perché parleremo del presunto divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Infatti, secondo il TMX, un noto insomma quotidiano di gossip americano, sembrerebbe che Ben Affleck sia andato via dalla casa che appunto condivide con Jennifer Lopez, una modica casa acquistata un anno fa per la modica cifra di 60 milioni di dollari. Comunque, a parte gli scherzi, l'attore, da quanto si apprende, sembrerebbe essere andato via una settimana fa dalla propria casa. Due sono le ipotesi appunto di questo ipotetico divorzio. La prima è appunto legata agli impegni lavorativi di Jennifer Lopez, che è attualmente impegnata con il tour, il prossimo tour insomma che dovrà fare nel mondo, e il secondo è proprio in merito al modo di fare di Jennifer Lopez, perché da quanto si apprende sembrerebbe che Jennifer Lopez voglia far vedere un po' più l'intimità della loro coppia, quella appunto di Jennifer con Ben Affleck, sui social, quindi condividere molti più storie, molti più post, molte più foto e video. Una pubblicazione che Ben Affleck invece non vuole assolutamente fare, per restare più nell'intimità appunto della loro quotidianità. Ecco, inoltre, sempre da quanto si apprende, Ben Affleck sembra essersi trasferito nel quartiere di Brentwood, vicino quindi all'ex moglie Jennifer Garner, la casa dove insomma vivono con dove vive Jennifer Garner con i suoi tre figli. Ora, tutta questa storia non so se effettivamente è vera oppure no. Certo è che da quando Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati, praticamente sono lasciati già 6-7 mila volte, perché tutti hanno sempre urlato insomma a questo papabile divorzio. È vero oppure no? Attualmente questo comunque non si sa. Però quello che è strano è un segnale, tra virgolette, che è arrivato proprio da Jennifer Lopez, perché sembrerebbe che appunto J.Lo abbia messo un like su Instagram ad un post sulla separazione di coppia. Cioè, era un post appunto di una matrimonialista, di un coach matrimoniale, scusatemi, che appunto ha parlato di mancanza di integrità e rispetto, e a questo post appunto è arrivato il like di Jennifer Lopez. Sembra infatti che sia che Jennifer Lopez e appunto Ben Affleck fossero già da tempo in terapia di coppia, proprio per salvare la loro relazione, che la loro coppia sia un po' insomma non del tutto rose e fiori. Questo lo sapevamo da tempo, dai tradimenti di Ben Affleck degli anni 2000 praticamente, quindi un po' tutti forse se lo aspettavano. Certo è che se si dovessero lasciare è un grande peccato, vista anche la coppia, non solo insomma per l'amore tra virgolette che intercorre e che intercorrerà sempre tra di loro, perché alla fine non hanno mai smesso di amarsi, ma anche proprio a livello visivo, perché insomma tutti i loro fan sono anche poi diventati fan appunto della coppia. Quindi come andrà a finire questa storia noi non lo sappiamo, ovviamente la monitoreremo e ne parleremo sempre qui agli Inciuci, e io vi sto per salutare, ma prima di lasciarvi vi obbligo ad andare su tutti i nostri canali social e seguiteci. Quindi su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok e anche Telegram, perché lì vi arriveranno in tempo reale tutte le notifiche delle notizie che voi volete leggere, dalla cronaca al gossip, passando per il calcio, arrivando a tutti gli sport, alla musica, all'arte, al teatro e quant'altro. Per oggi è tutto, io vi aspetto venerdì prossimo con un'altra puntata di Inciuci, buon weekend e besitos!